Allora, brevissimo video per commentare la finale femminile e il tabellone del Queens dove ci sono molti italiani. Partiamo dalla finale femminile vinta dalla ceca Krejcikova sulla Pavlyuchenkova per 6-1, 2-6, 6-4, una partita che ha visto i primi due set senza storia, in un senso o in un altro. Un medical timeout chiamato dalla Pavlyuchenkova dopo aver subito uno dei due contro break sul 5-2, e poi la partita che scorre via tenendo i servizi, e si arriva al terzo set e il break decisivo è al solito classico settimo game. Lì va in vantaggio la Krejcikova, che tiene il servizio nel game successivo, arriva ad avere due match point sul servizio della Pavlyuchenkova nel nono game. La Pavlyuchenkova li annulla e li annulla anche grazie a un po' di braccino da parte della ceca. Si arriva al game decisivo dove la Krejcikova va in vantaggio 40-15, commette un doppio fallo che puzza di braccino, puzza di tensione del 40-30, ma poi gioca un gran punto il punto successivo e chiude la partita, e vince quindi il Roland Garros. Poco da dire, una vittoria che qualunque delle due avesse vinto sarebbe stata una vittoria assolutamente a sorpresa. Ha vinto quella che era più indicata tra le quattro per la vittoria del torneo, e quindi bene così, passiamo velocemente al commento del tabellone di Hall. Perché da lunedì comincia, scusate, dal tabellone del Queens, perché da lunedì comincia il Queens con Berrettini testa di serie numero 1, che al primo turno trova Travaglia, Fognini testa di serie numero 8, che affronta il coreano Liu, poi abbiamo Sinner che pesca la wild card inglese Draper, che è pericolosissima perché trovare gli inglesi sull'erba non è mai un affare per nessuno. Sonego che prende un qualificato e basta. Berrettini che ha Peir e la wild card e Andy Murray nella sua parte di tabellone. Di sotto c'è Evans e Popren. Deminaur e Opelka praticamente nel lato di tabellone poi di Fognini, mentre i pericoli per Sinner sono Karatsev nell'eventuale quarto di finale, poi dopo Draper Fognini avrebbe Bublik o Chardy. Mentre Sonego ha Beden o Tiafoe se supera il qualificato in vista di un eventuale quarto di finale contro Shapovalov. Vi lascio perché vi devo lasciare. Io vi chiedo di nuovo di mettere un like al video e di iscrivervi a questo canale. Sta per cominciare la stagione sud'erba che ci porterà a Wimbledon, quindi viviamola insieme e tifiamo per i nostri ragazzi. Arrivederci a tutti e a domattina, via, a domani per la finale del Roland Garros e per i commenti sulla finale del Roland Garros faremo anche una live con Claudio. Arrivederci a tutti.